Benvenuto negli studi di Tempo Radio a Maurizio Castellini, vicepresidente del centro polivalente di Gozzolina di Castiglione delle Stiviere. Benvenuto tra noi. Benvenuto ai ascoltatori di Tempo Radio. Allora, gli ascoltatori di Tempo Radio sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per gli SMS, il numero che funziona anche con WhatsApp, è il 338 17 19 105. Il telefono lo 0376 63 17 09, l'indirizzo mail è diretta@temporadio.it. Bene, speriamo sia la prima di altre volte, ovviamente. Maurizio Castellini, vicepresidente del centro polivalente di Gozzolina, e cominciamo col brevissimamente dire, fa parte della parrocchia di Gozzolina, sì, che è di Castiglione delle Stiviere. C'è Don Giuliano, mi dice sempre, parroco di Castiglione, Grole e Gozzolina, mi fa precisare. Quali attività svolgete? Cioè, presentiamolo un attimino, il centro polivalente. Allora, il centro polivalente di Gozzolina, oltre che attività, manifestazioni gastronomiche in favore alla comunità di Gozzolina e comuni limitrofi, c'ha anche un centro di ricreativo, è dotato di un campetto di pallacanestro e un campetto di calcetto a 6. Vengono svolte di solito, di norma, 5 feste che organizziamo in collaborazione con tutti i volontari di Gozzolina e San Vigilio, nonché la festa d'estate, che quest'anno sarà la 26esima festa d'estate, che inizierà proprio qui a giorni e precisamente il 26 giugno 2015. Festa d'estate, come dicevo, è la 26esima, quindi stiamo portando avanti una consuetudine per Gozzolina, stiamo portando avanti anche e soprattutto non solo la festa d'estate, ma tante altre feste che nell'arco dell'anno cerchiamo di proporre alla comunità, come la festa dell'anatra, la festa del baccalà, la festa di Bosse Bertolde. Quest'anno, cioè nell'anno 2015, abbiamo inserito per la prima volta la maialata. Diciamo che la 26esima festa d'estate inizia, come ripeto, il 26 giugno con la serata all'insegna della musica afro-funky con DJ Benda. Per continuare il 27 e 28 giugno con le orchestre Lella Blu e Simona 40. Si riprende poi il venerdì 3 luglio con la serata giovani, con tanta musica e tanta birra, accompagnata da un menù particolare composto da salsicce e patatine fritte. Per continuare poi il 4 e 5 luglio con le orchestre Lara Agostini e i Philadelphia. Durante tutta la festa d'estate ci sarà anche una lotteria. Questa lotteria verrà fatta l'estrazione domenica sera 5 luglio. Vi auguro che veniate alla festa d'estate numerosi, anche perché tutto l'incasso verrà devoluto alla parrocchia di Castiglione delle Stiviere, San Vincenzo e San Vigilio. Vi aspetto tutti numerosi. Quindi, appunto, è il tutto a scopo benefico, assolutamente, una cosa molto importante. Il centro polivalente, comunque è una struttura che può ospitare qualsiasi cosa, anche sport. Sì, detto. Sì, è una struttura, devo ricordare che il mercoledì successivo alla festa d'estate inizierà un campionato di calcetto distribuito, adesso non ricordo bene, su 2 o 3 sere alla settimana per, mi sembra di aver capito, 12 squadre. Quindi praticamente l'attività del polivalente si può dire che non si ferma mai. Grazie naturalmente, e lo ripeto e lo ribadirò sempre, ai volontari di Gozzolina e San Vigilio. Certo, certamente. Allora, lo scopo quindi è fondamentalmente quello di aggregare. Sì, l'aggregazione dei soprattutto dei giovani.
giovani che ci accompagnano durante tutte le feste, cosa che purtroppo rispetto all'anno scorso, lo devo dire con mio rammarico, non potremmo fare più un servizio al tavolo, perché la normativa sull'HCCP ci ha imposto che le persone che debbano servire i tavoli non possono avere meno di 16 anni, pertanto persone di 16 anni che fanno parte al nostro gruppo polivalente non sono sufficienti, e pertanto devo dire con mio rammarico, ribadisco, che dobbiamo ritornare all'antica, cioè un servizio che viene fatto tramite distribuzione organizzata. Maurizio Castellini, abbiamo scoperto che è juventino. È juventino? Sì, sono juventino. Perché è arrivato un Maurizio Forza Juve. Sono juventino dalla nascita. Dalla nascita. Purtroppo sabato ha sofferto, ma... Beh, oddio... C'è stato il presidente che ha detto sì, siamo la squadra che ha perso più finali, ma siamo la squadra che ha avuto accesso a più finali. Cioè, no, questo è... sicuramente sì, sono otto finali. Insomma, quindi... quantomeno c'è arrivata, quantomeno. Non... Allora, poi il Barcellona è sempre il Barcellona. Sì, sì, no, parte tutto, niente, cioè, niente da togliere al Barcellona, ci mancherebbe. Sono due nomi, Messi, Neymar. Sì. Già abbiamo, vabbè, comunque non parliamo adesso di calcio, piuttosto parleremo del calcetto, sì, magari che organizzate voi. Allora, vediamo un attimino, vi salutano anche da Grole, Mario dice voi di Gozzolina siete bravi, certo noi di Grole siamo molto meglio, vabbè salutiamo. Sì, salutiamo l'amico, io non cerco sempre la rivalità tra le frazioni, anche perché non mi sembra corretto, cerchiamo di condividere le date per quanto riguarda l'organizzazione delle varie feste, e quindi per non avere due feste a concomitanza, e quindi penso che da quest'anno e da un paio d'anni ci sia anche la massima collaborazione tra le frazioni. Certo, 26esima festa d'estate di Gozzolina, quindi sono almeno 26 anni. Sono 26 anni, esatto, 26 anni che questa festa viene proposta su un canone sempre di sei giorni, perché sei giorni e perché solo la sera. Chiaramente essendo, come ripeto, non essendo un'attività lucrativa, non possiamo, e sappiamo bene che purtroppo quando fai delle manifestazioni lunghe ci sono sempre delle polemiche per quanto riguarda la nostra ristorazione, una ristorazione comunale piuttosto dei comuni limitrofi, quindi cerchiamo di fare delle manifestazioni brevi per non dare l'impressione di approfittare, perché siamo dell'associazione Onlus piuttosto che no profit e così via. Benissimo, quindi appunto fondamentalmente si cerca di non disturbarsi assolutamente, l'uno con l'altro. Assolutamente. Comunque, stand gastronomico, noi prima abbiamo sentito che ha detto delle specialità locali, però mi è sembrato... Sì, specialità locali, diciamo che non vengono cucinate durante la festa d'estate, ma vengono cucinate durante le altre manifestazioni che vengono fatte presso il polivalente. Vado a ricordare la nostra festa che è tipica della zona, Boss e Bertolde che quest'anno tanti sono venuti alla nostra festa perché non sapevano cos'era una Bertolda, ecco. Quindi alla nostra festa ha potuto capire e assaggiare che cos'è la Bertolda. Poi abbiamo chiaramente a Gozzolina, dobbiamo ricordare che abbiamo anche il circolo Aspi, piuttosto che per quanto riguarda il discorso del salame d'Ecco, cosa che è stata proposta, viene proposta appunto dal circolo Aspi, nonché dal presidente, penso uscente, ma comunque pro tempore Fezzardi Maurizio, e dei Malfatti. Malfatti che da qualche anno si stanno proponendo a Gozzolina in maniera molto, molto predominante. Assolutamente importante. Allora, ci fermiamo un attimino con il vicepresidente del centro polivalente di Gozzolina, Maurizio Castellini, ci troviamo tra un paio di minuti, torniamo subito. Grazie. Questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, ci troviamo in compagnia di Maurizio Castellini, vicepresidente del centro polivalente di Gozzolina. Ci sono diversi messaggi
ai quali adesso daremo risposta di ascoltatori, però intanto stava dicendomi durante la pausa che il centro polivalente di Gozzolina non è solo per Gozzolina, no, ma addirittura ci sono tante altre associazioni. Assolutamente, non è solo per Gozzolina, noi abbiamo l'associazione di Chernobyl, associazione Roberto Trupia, per raccogliere fondi da dare sempre in beneficenza. Non ultimo abbiamo, devo ricordare che il 16 giugno alla sera sarà fatta una grande tombola presso sempre la struttura polivalente per raccogliere fondi per la ristrutturazione della chiesa di San Luigi. Quindi, oltre alle manifestazioni che Gozzolina propone tutti gli anni, viene data in affitto, ma in convenzione soprattutto, perché chiaramente noi l'unico introito che abbiamo è un rimborso spese per quanto riguarda il consumo del gas, del riscaldamento piuttosto che dell'elettricità, è disponibile a tutti, a tutte le associazioni che vogliono organizzare manifestazioni ai fini benefici. Voglio ribadire il discorso ai fini benefici perché chiaramente, essendo una struttura nostra no profit, non vogliamo attività assolutamente commerciali e non possiamo farlo. Benissimo. Allora, leggo un messaggio di Alex, già abbiamo toccato questo argomento, ma ribadiamolo, il messaggio dice: dovrebbero vietare le feste che ci fanno morire, probabilmente un ristoratore, un esercente, insomma. Sì, diciamo che io ho fatto un appunto soprattutto prima dicendo che l'attività di Gozzolina è un'attività che viene svolta, che si svolge nell'arco dell'anno su 11 sere. Non penso che l'attività che si svolga su 11 sere nell'arco dell'anno possa provocare nella parte per quanto riguarda la ristorazione del comune di Castiglione piuttosto che i comuni limitrofi dei disagi enormi. Chiaramente, ripeto, la nostra attività rimane ed esclusivamente un'attività per beneficenza piuttosto che no profit. Esatto, quindi fondamentalmente questo. Diciamo anche che comunque a Gozzolina si mangia bene. Sì, si mangia molto bene perché sento a dire a tante persone che chi viene a Gozzolina viene perché mangia bene e tanto. E questo penso che sia un orgoglio per quanto riguarda tutte le nostre cuoche e i volontari che durante queste feste svolgono l'attività. Allora, salutato Alex, come anche tutti quanti, ovviamente, ristoratori, esercenti, eccetera, c'è un altro messaggio nel quale vi dicono: se volete mangiare il vero malfatto, vi aspettiamo a Carpenedolo. Beh, questa ormai è da qualche anno che è sorta questa diatriba, e chiaramente stiamo cercando e faremo in modo di dare un deco anche al nostro malfatto. Anche, quindi appunto, quello aloisiano. Aloisiano, esatto. Dunque, c'è chi dice: Gozzolina ormai ha il cuore pulsante, a Castiglione senza di noi, quindi è qualcuno in Gozzolina che scrive, non fanno niente. Beh, comunque questo è un merito vostro. No, beh, diciamo che non penso che Castiglione senza di noi non facciano niente, però diciamo che a Gozzolina c'è un'attività molto... per quanto riguarda il discorso di organizzazione feste, importante, ma questo perché ci sono ancora gente che ha voglia di impegnarsi per comunque organizzare queste feste a scopo sempre di no profit. Gente che negli ultimi anni siamo riusciti a avere un connubio tra le persone meno giovani e le persone più giovani, connubio che ci sta portando a formare un bel gruppo. E questo è estremamente importante, appunto, riuscire a fare qualche cosa che vada attraverso le generazioni, fondamentalmente. Stefano dice: è vero che non c'è la corsa, peccato. Sì, purtroppo quest'anno per impegni diversi, gruppo ASPI, che erano coloro che organizzavano la festa delle contrade, e
nella festa del contante c'era anche la crisi, purtroppo quest'anno per motivi di lavoro piuttosto che altri di studio, i ragazzi non sono riusciti a organizzare anche per quest'anno, anche per quest'anno questa festa. Festa che comunque, ripeto, e avevo già ribadito il mio pensiero, essendo troppo vicina alla festa d'estate diventava molto molto impegnativo per tutti. Ecco, vicepresidente, facciamo una cosa, se lei è d'accordo, magari sì. Noi invitiamo gli ascoltatori a preparare un carta e penna, il telefonino, quello che è, magari verso la fine dell'appuntamento diamo una coordinata se qualcuno volesse collaborare. Perché mentre affrontava questo argomento mi è venuto per esempio in mente quanto disse una volta il parroco di Castiglione, Don Giuliano, disse: quando il cittadino ti dice ma come non fate più questa cosa, però non è la mia professione fare questa cosa. Senz'altro, quindi siamo se tutti vuoi volontari. Questa cosa puoi farla anche tu, vieni e metti a disposizione. Senz'altro, noi siamo ben lieti di avere gente nuova, anche perché chiaramente non è solo ed esclusivamente circoscritto a Castiglione, perché le contrade, addirittura la contrada Campagna spazia da via Mazzini a Fezzardi, quindi la gente che vuole proporsi è sempre ben accetta. Certo, guardi, qua c'è ancora un pochino di polemica, arriverete a far pagare il biglietto d'ingresso? No, ecco, noi questa è una scelta che era stata, diciamo, portata avanti anche dal nostro gruppo, ma poi sicuramente è scartata. Sì, è vero, in tante feste il biglietto viene pagato, un biglietto d'ingresso. Ecco, voglio ribadire che a Gozzolina anche quest'anno, come da sempre, non sarà fatto pagare un biglietto d'ingresso, come diversamente in altre feste pagano. Benissimo. Allora, vediamo un attimino di leggere altri messaggi. Aguslina Gela Cusina Fina, spero, chiedo scusa per sicuramente, la pronuncia. Sicuramente molto fina. Poi, ancora, secondo lei, dice un messaggio, al sindaco interessa qualcosa delle nostre feste? Non l'ho mai visto. E basta. Beh, insomma, diciamo che chiaramente noi non facciamo, per tutte le feste che facciamo, un invito ufficiale. È sempre ben accetto le autorità di Castiglione piuttosto che il sindaco e gli assessori, chiaramente se vogliono venire ad assaggiare i nostri piatti tipici a Gozzolina sono sempre ben accetti. Assolutamente. Allora, adesso vorrei associare, prima leggo un'altra mail, poi associo una mail a un messaggio. Castellini, dice Marco, perché sempre salame è carne di maiale e non anche un bel salame di cinghiale alla parmigiana? Punto di domanda. Beh, questo può essere una proposta. Chiaramente noi dobbiamo spingere il nostro salame. Ovvio, assolutamente. Il nostro adesso, prodotto. Invece unisco una mail. Vorrei salutare Maurizio e ringraziarlo. Oggi viviamo in una società sempre più individualista ed egoista, dove l'unica cosa che conta apparire non conta essere, ma apparire. Persone come Maurizio, con la loro attività, mantengono viva la società stessa, povera di valori e iniziative altrimenti. Questa è la mail. Il messaggio dice: senza un'attività aggregativa una comunità muore. Castiglione esiste grazie a voi. Lo dice Laura invece. Grazie Laura, sono pienamente d'accordo con il tuo pensiero, anche perché io mi sono impegnato, sono da 2 anni che sono vicepresidente. Ho preso il posto di un carissimo amico Confalonieri Roberto, sicuramente non lo invidio, nel senso che l'impegno è enorme, però la volontà di tutti è quella di portare avanti queste iniziative, come ripeto, a fin del bene di tutta la comunità di Castiglione, di Gozzolina, di Castiglione e anche dei comuni limitrofi, perché io ho visto che negli ultimi anni c'è molta partecipazione anche di gente dei comuni limitrofi. Addirittura quelli di Carpenedolo? Gente anche di Carpenedolo. Scherzo, comunque. È per il messaggio prima del malfatto. No, c'è anche il giorno di Carpenedolo. Anzi, salutiamo tutti i carpenedolesi che sono invitati, veramente sono. Allora, vediamo un attimino. Altro messaggio, Franca dice: assurdo fare le contrade di una frazione, siete grandi nella testa ma siete frazione di Castiglione, altro che stare uniti. Ma è un'esperienza che è nata da poco. Io vedo che comunque a Assisi c'è la festa delle contrade, non vedo perché non ci possa essere a Gozzolina. Assolutamente. Invece un altro messaggio dice: Castellini, quando la festa della birra?
Ma la festa della birra era stata messa in programma già da tempo. Chiaramente noi, essendo un polivalente e quindi facendo parte della parrocchia di Castiglione, la cosa non è andata a buon fine, anche perché giustamente, ripeto e ribadisco il concetto che Don Giuliano ci faceva a suo tempo quando era stata proposta questa festa, la comunità non vuole portare i ragazzi, soprattutto in un polivalente che fa parte della parrocchia, a ubriacarsi, quindi e pertanto il progetto che si voleva fare è stato scartato da subito. Certo. Allora, Maurizio, le polemiche, i protagonisti di qualcuno non servono a niente, c'è da lavorare. Sì, c'è molto da lavorare. Chiaramente io dico sempre che più si lavora, più sarai soggetto da parte di persone a dei diversi pensieri. E chiaramente il nostro obiettivo oggi è quello di andare avanti, andare avanti e andare avanti, perché dal momento che noi ci guardiamo indietro, a Gozzolina non si farà più niente. Pertanto abbiamo un impegno nei confronti della parrocchia di concludere il mutuo che ci pesa sulle spalle del nostro polivalente. Abbiamo ancora sicuramente anni da lavorare sodo. Poi c'è un altro messaggio ancora ad un ascoltatore, dice: siete un esempio per tutti, la Proloco deve imparare dalle associazioni. Ma insomma, questo sono, così com'è, sì, no? Questo è un pensiero personale, pertanto io dico che non la penso proprio così. Benissimo. Allora, io comincio con ringraziare il vicepresidente del Centro Polivalente di Gozzolina, Maurizio Castellini, e gli chiediamo in chiusura, pare che ricordiamo il 26, 27, 28 giugno, 26 giugno venerdì DJ Band Afro Funky, Remember anni 70, 80, 90, 27 giugno che è sabato Orchestra Lella Blu, 28 giugno domenica Orchestra Simona 40 e tutte le sere stand gastronomico. Naturalmente stand gastronomico. Apre? Apre che ora più o meno? Stand gastronomico, dalle 7:30 in poi c'è l'apertura. Benissimo. In chiusura, ringraziandola, vicepresidente, le chiediamo una coordinata a chi volesse collaborare. Sì, chiaramente chi vuole collaborare con la nostra struttura, vi posso dare il mio numero di telefono, che comunque trovate anche su tutti i volantini che delle nostre feste. Comunque il numero del cellulare è 334-59-58-224. Ringrazio la sede di Tempo Radio, ringrazio voi ascoltatori di Radio Tempo Radio e alla prossima. Appuntamento a Gozzolina, si inizia il 26. Naturalmente, a presto. Grazie.